Buonasera a tutti. Breve resoconto dei lavori della seconda commissione consiliare. Oggi ci siamo riuniti per due proposte di delibera che saranno oggetto del prossimo consiglio comunale per le quali era richiesto il parere preliminare della commissione. La prima era relativa alla ricognizione delle partecipazioni del comune, un adempimento previsto ai sensi della legge 175-2016, un percorso già iniziato sotto la precedente consigliatura, sostanzialmente ai fini della razionalizzazione di tutto quello che è il mondo delle partecipate, è stato fatto un quadro della situazione, anche con riferimento a quelle che sono, diciamo così, le situazioni in divenire. Quindi è stata fatta menzione di quella che è la situazione della Progetto Carrara, che è in liquidazione, la volontà di procedere alla creazione di un'unica società multiservizi, quindi con l'accorpamento, la fusione di Amia ed Acquafarma, la incorporazione e la fusione di Carrara Fiere con Internazionale Marmi Macchine e la volontà di procedere alla cessione delle quote detenute per quello che riguarda Area SPA, questi punti salienti. Come vi dicevo, si trattava di un percorso già iniziato nel corso della precedente consigliatura, e infatti la votazione in ordine a questo parere è stata favorevole all'unanimità. Per quello che riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il passaggio della gestione del piano della sosta dalla Progetto Carrara ad Amia, che si va a ricollegare appunto anche a quanto in via generale già visto nel punto precedente, c'è stata la votazione favorevole da parte nostra, da parte dei membri di maggioranza e l'astensione da parte dei membri di minoranza, soprattutto con riferimento al fatto che pur tutti d'accordo per quello che riguarda il passaggio da Progetto Carrara ad Amia per la gestione del piano della sosta, viene sostanzialmente delegata alla Giunta la redazione dei capitolati dei contratti di servizio, e quindi è una cosa rispetto alla quale la minoranza ha deciso di astenersi, mentre noi abbiamo votato convintamente in modo favorevole.